3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, sono sempre io il boss di Monopattini. Adesso vi farò vedere questa trasformazione. Ovviamente avrà video, tanti video a spezzoni, perché ovviamente se no il video sarebbe lungo una settimana, anche di più. E poi nei commenti mi fate sapere. Poi vi ricordo sempre di iscrivervi, sempre seguenti i canali Mondo Elettrico Italia di Facebook. Se non vi rispondo lì, canale Instagram, il boss dei monopattini. Se avete bisogno anche delle batterie, non c'è problema, mi fate sapere sul canale Instagram. E poi infine canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi, tanto è gratuito, non vi costa niente e ne vedrete sempre delle belle. Mi raccomando, ok? Adesso vi faccio vedere il tutto, poi nei commenti mi fate sapere. Ciao Alessandro La Forgia, questa cosa è la tua. Adesso poi quando sarà finita vediamo. Bella lì. Allora, questo è un video in anteprima. Come potete vedere, questo è un Kugo M4 Kirin. Vedete? Ovviamente qua è tutto distrutto praticamente, come potete vedere. Purtroppo questo proprio monopattino ha il brutto, tra parentesi, e chi ce l'ha lo sa bene, che dopo un po' il piantone, vedete, è praticamente da buttare. Vabbè, il piantone, però noi adesso vediamo il cosa fare. E poi soprattutto vi è capitato sempre anche che si rompesse qua, perché qua viaggia sull'alluminio. Vabbè, ok, niente di fatto. Bene, questo è un Erlang H6, è un telaio dell'Erlang H6, sicuramente è molto meglio di quello, come potete vedere, perché guardate le differenze, guardate. Guardate, ok. Quindi cosa andrò a fare io? Qua c'è anche un bel portapacchi. Quindi trasformerò il Kugo M4 Kirin nel Kugo H6 Erlang. Ok, poi vi farò vedere il tutto. Nei commenti mi fate sapere, perché poi sarà più bello di prima. Quindi questo si andrà a togliere tutto, batteria, tutto, ruote, tutto e via dicendo, luci e tutto, e andrò a trasformare questo in questo. Quindi questo diventerà Kugo H6, bella lì. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi che ne vedete sempre delle belle. Ciao.